È tanto calda qui questa atmosfera e mi ci butto dentro all'argomento. Vuol dire un quarto d'ora questa sera a fare il minatore mi ci metto. Su e giù tutto il giorno nella miniera, ma una parola calda mai la sento. Queste son dure e vere le parole, sempre al buio, mai vedere il sole. L'alme pure si restano da sole, la libertà si sa che non sconfina, dietro un diluvio di mille parole è necessaria anche la disciplina. Lo faceva vedere. Lui doveva sta sotto. Doveva essere occupante, perché se veniva fuori uno, cedevano tutti. Dopo magari quando andava giù qualche capo gli diceva «Sta bene, te saluta», ma poche volte. E dopo arrivavano i camion per lo zolfo e noi tutte in mezzo alle strade ci mettevamo sotto ai camion. Sotto, colche, stese. Ma non c'è stato niente da fare. Non serve di sapere e tante scuole, là sotto c'è il grisù che ti rovina, quindi non c'è risposta ed argomento, non si può andare come dire il vento. Allora la miniera seccava tutto. Adesso pare chissà cosa, vede tutto sto verde. Ma prima seccava tutto, lo zolfo. Quando lavoravamo, se incontrava che l'aria veniva da dove stavamo lavorando, e toccava mollare un fazzoletto e tenerlo sulla bocca che non si poteva più, E non potevi scappare perché il lavoro tuo era lì. E perché se uno va dove il vento non te lo porta, a noi ci toccava di stare lì. Perché di lì si scende o sale dal tredicesimo livello, appunto, lungo un percorso a scale scavato nella viva roccia. Ma salire di laggiù è una fatica improba e pochissimi possono affrontarla. Qualcuno impiega anche 3 ore a salire e 3 ore per ridiscendere. Alla stessa ora in cui Ernesto cominciava la sua ascensione, Maria partiva da Pergola. Fece a piedi 12 km sotto il sole e giunse, stanca e senza fiato, alle scalette, dove incontrò uno sbarramento di cellerini. Fatemelo vedere soltanto. Mi basta vederlo. Dove andate, signora? Ferma, non si può passare. Fatemi vedere mio marito. Mi bastano due parole. Accompagnatemi voi se avete paura che gli dia qualcosa di nascosto. Abbiamo l'ordine di non far passare nessuno. Per favore, per favore. Anche se il sole vedo sempre spento, in me misuro sempre un grande ardore. Il mio lavoro prendo con cimento, con grande sacrificio e sudore. Non posso dire che sono contento. Lavoro
laggiù per 10 ore, in condizioni spesso disumane, per guadagnare un pezzo di pane. Commissioni. Partecipavo alle assemblee. Ero convinto che tutti uniti l'avremmo sprintata. Venivo da Rotondo, abitavo al Boscaccio insieme a mio fratello Natale e alla mia famiglia. Molti mi conoscevano perché tiravo di scherma in rima. Passammo sottoterra, sepolti vivi, 40 giorni, cercando di farci coraggio a vicenda, fino al 4 luglio 1952, quando ci annunciarono tutti che la Montecatini aveva ceduto e che avrebbero continuato a cercare. Niente di più falso. Vai a casa Maria. Già i due celerini la trascinavano via, sempre tenendone la mano sulla bocca, perché non parlasse, perché non dicesse ciao o coraggio, una qualsiasi parola affettuosa. Partire con la famiglia fino in Canada. E la notte, quando facevo il guardiano, pensavo alla luna che si vede dalla rocca di Rotondo, alle feste da Moregi, alla Fisa, Danilo Baffioni, Donnini, e sognavo di tornare a casa, di riabbracciare gli amici, di viaggiare fino alla luna, sì, è come se nulla fosse mai accaduto. Allora scrivevo dal Canada, a tanti, a Terzone, ai tanti amici lontani, perché non dimenticassero le notti di festa, gli appostamenti di caccia, le bevute, quelle sì, che non ci facevano tornare a casa. E all'amico Mariano Toccaceli, perché come me... Dicevano che lo zolfo c'era ancora, però non fruttava più come prima, e allora ha buttato la gente in mezzo alla strada. Quelli che stati sotto a occupare sono stati gli unici che sono stati mandati via. Altro che, l'ha mandati via prima. Quelli che hanno occupato sono stati quelli che gli è toccati andare all'estero. Io nel 52 già non ci lavoravo più alla miniera, qualche giornata, se no facevo la casalinga. Però mio marito sì, è stato licenziato e abbiamo pensato di andare all'estero, in Belgio. Che se tu vai magnà da qualche parte hai da andare. La 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 la